cari amici, cari cristiani, buongiorno a tutti voi. Oggi iniziano le ferie prenatalizie, o le ferie dell'accolto, come si chiama nel rito ambrosiano, o come si diceva un tempo in latino, de acceptato. Ebbene, queste ferie ci preparano in modo più intenso la venuta del Natale. E oggi incontriamo un'altra annunciazione. Ieri abbiamo fatto il confronto tra l'annunciazione fatta alla Vergine Maria e quella fatta a San Giuseppe. Oggi l'annunciazione sarà quella di Gabriele, dell'Arcangelo Gabriele, a Zaccaria. Proviamo ad ascoltare. Lettura del Vangelo secondo Luca. Perché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della parola, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia, che aveva in moglie una discendente di Aronne di nome Elisabetta. Ambedue erano giusti davanti a Dio e osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Essi non avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni. Avvenne che, mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni sacerdotali davanti al Signore durante il turno della sua classe, gli toccò in sorte, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, di entrare nel Tempio del Signore per fare l'offerta dell'incenso. Fuori tutta l'assemblea del popolo stava pregando nell'ora dell'incenso. Apparve a lui un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio e tu lo chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita perché egli sarà grande davanti al Signore. Non berrà vino né bevande inebrianti. Sarà colmo di Spirito Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elia per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Sono evidentissimi i legami che ci sono con le altre due annunciazioni sulle quali abbiamo ragionato ieri. Sicuramente una prima grande differenza è il fatto che di là si parlava della gravidanza di una vergine, qui si parla della gravidanza di una sterile. In entrambi i casi però queste due maternità vengono presentate come frutto dello Spirito di Dio, come frutto del dono di Dio, come frutto della capacità di Dio di andare oltre l'essere umano, oltre le sue capacità e trasformare quello che lui sta facendo in un'opera grande. La gravidanza di Elisabetta è preannuncio della gravidanza di Maria. Dio sa far nascere i piccoli dalle sterili e dalle vergini, perché gratuitamente è capace di donare ad ogni essere umano la risposta ai desideri più profondi del suo essere. Che il Signore ci aiuti a cominciare a sbirciare che cosa Gabriele sta annunciando nella nostra vita. Buona giornata a tutti voi, carissimi.
la tristezza.